Ciao a tutti, io sono Miria e benvenuti nel mio canale. Qui potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy e plus size, con video lookbook, video styling, video di consigli vari, video haul, come quello di oggi. Quando c'è la rella fuori vuol dire che è un haul dedicato principalmente a un solo brand, e oggi infatti parleremo di Oceans Apart, che è anche lo sponsor del video, ha anche sponsorizzato il video, quindi grazie Oceans Apart. Oceans Apart è un brand che tratta principalmente di abbigliamento sportivo, ma anche appunto da tutti i giorni, dal tempo libero, diciamo, con bra e leggings appunto da ginnastica, ma anche tute, t-shirt, canotte, giacche, per il tempo libero. Io ho avuto la possibilità di collaborare con loro già da un bel po', principalmente appunto su Instagram, e ho avuto modo di provare vari modelli delle loro varie collezioni. Quindi in quel video, nel video di oggi vi farò vedere gli ultimi 6 capi che mi sono arrivati per la collaborazione che sto facendo ora su Instagram, quindi vi mostrerò 6 set, quindi combinazioni, ma vi farò vedere anche qualcuno dei vecchi set che mi erano stati mandati, che comunque avevo già mostrato nei vari video haul mensili, però vi voglio far vedere perché secondo me sono tra i vari che mi erano stati mandati, insomma, che ho avuto modo di provare, quelli che secondo me sono un po' più funzionali e che vorrei farvi su cui vorrei farvi un attimo soffermare maggiormente. Metterò nel nell'info box i nomi dei set, così potete andarli a cercare. Se riesco magari anche link, adesso vedo, probabilmente avrò anche un codice sconto, perché su Instagram appunto, se mi seguite, sapete che periodicamente quando vi mostro i capi do anche codici sconto che durano comunque per pochi giorni. Non so quando uscirà questo video quale sarà il codice sconto appunto attivo nel momento appunto della pubblicazione del video. Ve lo lascio comunque nell'info box, o anche scritto ve lo scrivo, anzi facciamo che ve lo scrivo qui, ecco. La qualità dei prodotti è eccelsa, è veramente sono prodotti veramente validi. Appunto, come dicevo, io ho avuto modo di provarli sia stando in casa, quindi nella vita di tutti i giorni, non solo in casa, insomma, comunque sia utilizzandolo giornalmente, sia facendo attività fisica come camminate, pilates e palestra senza attività ad alto impatto, cioè faccio una palestra abbastanza, uso delle macchine, uso i macchinari e corpo libero, però non faccio attività agonistica o comunque sport che mi chiedono determinate prestazioni da quello che sto indossando, ecco, quindi comunque diciamo nella media. La maggior parte dei capi sono disponibili fino alla taglia XXL, non tutti, ma fino alla XXL, che veste più o meno una 54. Tenete proprio presente che i capi sono estremamente comodi, estremamente elasticizzati e vestono veramente tanto, quindi comunque la vestibilità è veramente ottima, perché sono appunto tessuti stretch. Molti dei capi sono disponibili sia in taglie petite, quindi più corte, più corte, sì, con i pantaloni più corti, e c'è una linea curvy che veste fino alla 3X. Io vi mostrerò due set della linea curvy, anzi tre, ho sbagliato, uno nuovo e due vecchi, che vestono di più e sono studiati in modo migliore, diciamo, per contenere, per sostenere, non contenere, per sostenere meglio appunto le curve in generale. E c'è anche una collezione unisex, che in genere sono quelle fatte da felpe e pantaloncini, che vestono tutte fino alla XXL. Di sicuro tutti vestono fino alla XL, che però appunto, come vi dicevo, ha un'ottima vestibilità. Quindi comincio a mostrarvi il Mira set. Allora, che quasi tutti i set sono formati da bra e pantalone. Poi ci sono i set deluxe, che in genere hanno anche l'aggiunta di un capo in più, che può essere una felpa, una t-shirt, però tenete presente comunque che tutti i set in realtà sono componibili, per cui non dovete per forza comprare il set con il bra e il pantalone uguale. Volendo potete mischiare i colori e mischiare anche i modelli. Allora, di tutto, io quello che vi mostro, diciamo, della linea regular è una XXL. Il Mira set ha questo pantalone, bellissimo il colore, e questo bra. Allora, partiamo dal leggings. Questo è un contenitivo a livello medio, diciamo, per cui ha un tessuto, come vedete, è elasticizzato e non traspare nulla. Sul dietro ha uno strato doppio e rinforzato, cioè questa parte qui è rinforzata sul sedere e fino alla coscia. Le cuciture sono belle, mi era stato chiesto se fossero durature, le cuciture sono belle resistenti.
Questo non, sì, ha il fascione doppio, questo però non è di quelli super contenitivi, ce ne ho provati anche che sono più contenitivi. Di base tutti i prodotti però tendono a essere molto contenitivi, cioè comunque quella è la parola. Non sono assolutamente scomodi, giusto uno mi è un pelino più scomodo, ma poi vi farò vedere, ve lo spiegherò. Però sono tutti appunto molto contenitivi, tengono tutto molto fermo, molto schiacciato, senza però risultare scomodi, perché appunto come vedete sono estremamente elasticizzati e confortevoli. E niente, insomma, molto carino, questo è un tessuto comodo, ma sono tutti tessuti comodi, elasticizzati, si asciugano in fretta, sono tutti tessuti tecnici comunque. E appunto variano leggermente poi in base al modello, delle piccole cose. Questo ad esempio appunto ha la... dietro la, è doppiato ed è un, diciamo, una pesantezza media. Il bra è fatto con lo scollo dietro così, non mi ricordo se è quello l'americana, e l'arricciatura sul davanti. Questo è un sostegno medio, quindi se avete un'attività ad alto impatto forse potrebbe non essere sufficiente. Anche questi estremamente elasticizzati, io questi li adoro da stare in casa semplicemente, cioè li metto anche andare a fare attività perché per me è sufficiente, io non ho tanto seno, però anche da stare in casa sono comodissimi, hanno questo tessuto rigato che è estremamente confortevole. Dentro ha la coppa, ma si può togliere, e appunto ha un sostegno medio, però secondo me fa proprio una bella figura addosso comunque. Poi vi mostro il Layla Set. Allora, questo è un tessuto, sempre quello famoso a costine, vedete, super stretchy, ed è senza cuciture, sia il top che il bra, che il pantalone. Il top è fatto proprio più a canotta, perché è un po' più lungo rispetto agli altri, quindi un po' più, copre un po' di più, però per contro ha un po' meno sostegno, proprio perché comunque la fascia arriva un po' più in basso ed ha meno sostegno al seno, quindi non ha tanto, tanto sostegno. Dietro è rifinito un po' più come se fosse appunto un top, bellissimo colore, super vitaminico, e di base poi comunque è molto simile agli altri. Anche questo c'ha l'imbottitura che si può tirare via, che rimane abbastanza in alto, mentre il pantalone è uno di quei modelli che secondo me sono meno contenitivi, sono estremamente comodi perché comunque si allarga tantissimo, però non è doppiato, dietro ha un po' di, non so se si vede la forma del sedere qua. E, il tessuto è estremamente comodo, però appunto non essendo doppiato, questo è uno di quei pochi che se lo strecciate tanto, quindi se la taglia è al limite vi sta bene, è confortevole, però appunto lo tirate e si rischia che si vede sotto. Io l'avevo provato con degli slip neri, non questo, questo qua che vi faccio vedere, questo è un po' più scuro per cui si vede un pochino meno, e si vedeva un po' la riga degli slip. A me onestamente non mi dispiace, cioè nel senso non è una cosa che mi frega un granché, perché se sto facendo ginnastica l'importante è che insomma mi copra e mi sia comodo, però ve lo faccio presente. Per contro però questo è un tessuto molto comodo e direi più estivo, proprio perché non è doppiato se non nel fascione, questo è a vita alta, sono tutti a vita alta, però questo è più a vita alta, e è molto molto comodo. I prossimi che vi mostro sono due set non abbinati insieme, ma che possono essere abbinabili. Il, oddio non mi ricordo più come si chiama, c'era ovviamente due secondi fa, Mila Set e il Nikki Set. Parto da questo. Allora, questo è sempre quel tessuto rigato del top. Questo è un top disponibile in tantissimi colori, e dietro però è fatto proprio a bra, quindi semplicemente così. Uguale, medio supporto, senza cuciture, questo, sempre questo tessuto molto confortevole, coppe interne che si possono togliere, e niente, questo bra è uno di quelli appunto basic che a me piacciono tantissimo, ce l'ho anche in un altro paio di colori, ve lo farò vedere in un altro colore, però sì, dietro ha lo scollo normale, molto carino. Questo arriva proprio corto, cioè non è un tipo top, arriva proprio a mo' di reggiseno. E il pantalone è un misto, diciamo, ha un po' di queste sempre la solita design a righe senza cuciture,
non è foderato, infatti questo, essendo che è anche molto più chiaro, è uno di quelli che strecciati si notano, almeno per me. Probabilmente se avessi preso, avessi potuto prendere una taglia in più, idealmente questa cosa non si sarebbe verificata, insomma, quello poi dipende da... È il contrario, ma ve l'ho fatto vedere il contrario, ma brava Miriam. E dentro, tra l'altro, vi ho scritto la taglia, che ho scritto Wear and Smile, che secondo me è una cosa molto carina. Poi c'è anche tutta la composizione, come lavarlo. Sì, sono il tessuto, è poliamide, 93%, 7% elasten. E la cintura è fatta 83% poliamide, 17% elastane, perché è più dura di più, insomma. Però molto comodi come anche questi, come pantaloni. E dello stesso colore, che non è proprio un set, però sono abbinabili, appunto perché il colore è lo stesso, c'è la felpa, la Nike set. Io le felpe e in generale comunque se le tute o shoes apart le adoro. Ho voluto provare questo modello con la zipper, che io quando vado in palestra preferisco, quando ho finito di fare allenamento, io in genere mi alleno con pantalone bra sportivo e sopra ci metto su una t-shirt random, una canotta, dipende insomma, e poi metto la felpa quando vado e vengo nella mezza stagione. Io preferisco quelle con la zipper perché mi sono più comode da mettere, semplicemente. E quindi ho preso questo modello, queste sono ancora felpate, ancora giuste per questa stagione, poi dopo incomincia a diventare un pochino, secondo me, troppo caldo. Io l'ho usata tantissimo in inverno. E vabbè, niente, allora la maglia, la felpa ha la scritta Oceans Apart in rilievo, che viene poi tagliata a metà dalla zip, lunga, ha le tasche. La cosa carina è che in una delle due parti c'è la doppia tasca, che una è grande e larga e ci sta tutto, l'altra è più piccolina con una chiusura magnetica, non so se, ecco, per poterci mettere le chiavi e il cellulare. Il cellulare non so se ci sta, no, il cellulare ci sta nelle tasche del pantalone, in questo qua tipo le chiavi, in modo che non escano. Secondo me genialata. Cappuccio molto molto bella, molto comodo e molto confortevole. Queste sono quelle unisex, quindi che vestono anche, diciamo, pensate anche per gli uomini. Il pantalone, anche questo secondo me è comodissimo, elastico, è una tuta, anzi insomma, come è fatto un pantalone da tuta, quindi con l'elastico e la culisse. Anche qua ha la doppia taschina, quindi quella bella profonda e quella più piccolina per le chiavi barra cose che non volete perdere. Il fondo ha l'elastico, che per me è comodo. Ci sono anche modelli in realtà aperti, larghi, dritti, però a me piaceva proprio questo modello perché l'avevo già provato e quindi l'ho voluto prendere identico perché ci ho vissuto praticamente in casa nell'inverno. Poi ho voluto provare qualcosa di un pochino diverso, prendendo il pants corto. Allora, il top non ve lo faccio vedere più di tanto, questo è il Sydney set, perché praticamente è lo stesso, diciamo, di quello rosa che vi ho fatto vedere prima. Il modello è sempre quello, con il tessuto rigato, è fatto a bra normale, e secondo me questo può essere tranquillamente utilizzato anche da bra da tutti i giorni, se vi piace lo stile sporty, molto carino. E ho voluto prendere il pantalone corto, ne avevo un paio o due non di Oceans Apart che uso magari d'estate quando vado in palestra, quindi ho voluto prenderlo. Questo è un tessuto ancora diverso dagli altri, dietro ha la forma sagomata del sedere, non so se si vede che ha le pieghe. Confortevole, questo non è doppio, ma essendo nero non si vede niente, arriva poco sopra il ginocchio, secondo me è una lunghezza perfetta per fare attività senza evitare che nessuna parte della coscia si sfreghi, almeno per quanto mi riguarda. L'ho voluto prendere nero perché pensavo che lo potrei utilizzare comunque anche sotto gli abitini, quindi piuttosto che prendere un colore sgargiante lo prendo nero e così lo metto anche, appunto, non solo per palestra ma anche proprio per necessità. È un tessuto abbastanza pesante, per cui se fa troppo caldo magari no, quindi solo come per la palestra, non anche come strato in più, però anche questo è molto comodo con il fascione doppio, un po' più contenitivo, sempre a vita alta.
Poi ora passo a un set deluxe, quindi che ha tre capi, cioè tre pezzi, diciamo, che fa parte della linea curvy. Questo è il Madeline set e io ho preso di questa la 2XL. Avevo provato la 1XL, che dopo vi mostro. Ho voluto provare una taglia in più per vedere se la vestibilità era migliore, cioè me la sentivo più comoda. In realtà è molto over, cioè, quindi per me è la 1XL, secondo me, anche se in realtà avevo provato dei bra e dei pantaloni. In questo caso ho provato un body e una tuta. Quindi questo body molto carino, molto carino. E secondo me la 2XL per me in questo caso era necessaria, perché se no mi sarebbe stato puramente corto di busto. Mi sarebbe comunque stato bene di insomma addosso, perché comunque, appunto, ribadisco, è estremamente elasticizzato, però forse sarebbe stato un po' scomodo da chiudere sotto. Bellissimo, è un sempre con quel tessuto rigato che è comunque abbastanza sostenuto. Vedete che ha un po' di, non so se si vede, comunque qui ha una specie di lavorazione diversa, in modo che qua sostenga un po' di più e qua contenga un po' di più. Non ha comunque sostegno, perché non ci sono elastici, non c'è niente. Io personalmente non lo indosserei senza reggiseno. La cosa carina è che è quello con le maniche lunghe e ha il buco per il pollice. No vabbè, adoro tantissimo. Lo userei per fare attività fisica? Non lo so, forse per Pilates, magari se fa freddo, cioè Pilates, sì, in palestra non lo so, però era tanto carino, ho detto al massimo, cioè al massimo lo uso come top, cioè bellissimo. E mi piace anche tantissimo abbinato alla tuta. Questa è una tuta diversa da quella che vi ho fatto vedere prima, proprio come modelli. È innanzitutto il sopra che è over, il sopra è felpato. È un po' più corta, un po' più crop, con l'elastico anche in vita, il polsino alto, la manica, vedete, è scesa, bella ampia, con un maxi hoodie. E mettiamo un attimo qua, il pantalone in questo caso mi è molto, cioè mi è abbastanza largo, molto è un parolone, però mi è abbastanza largo. Probabilmente avrei dovuto prendere la 1XL, però ho pensato, tanto è una tuta, se anche è larga, benissimo, è anche più comoda. Tra l'altro la cosa intelligente è che è larga, cioè larga, però con la culisse la si può stringere alla bisogna, per cui è proprio gestibile. E dietro ha il cuoricino, dietro ha il taglio a cuoricino. Taschine, anche qua stessa cosa, taschina più taschina doppia con il magnete. E da tutte e due le parti, cioè da una parte c'è il magnete e dall'altra no. Questa felpa non è felpata, cioè questo pantalone non è felpato, è in garza di cotone, sono tutte in cotone, 80% cotone, 20% poliestere riciclato. E questi sono i capi, diciamo, nuovi, che ancora non ho bene indossato e testato, perché appunto ancora li sto promuovendo. Però vi faccio vedere quelle cose, diciamo, più vecchie che ho avuto modo di provare nei mesi passati. Il primo che vi faccio vedere è il Vivid Set Deluxe, che è formato dai bra e dalla felpa. Ora, il bra, in realtà sia il bra che il leggings, è molto, penso sia lo stesso modello, perché comunque cambiano nome in base al colore, di questo qui, il tipo di del Myla set. I modelli sono gli stessi, quindi sempre il bra col tessuto a maglia rigato e il leggings con il tessuto rigato dietro sagomato. Allora, io questo l'ho stra usato in palestra, ce l'ho uguale anche in questo colore, questa è una delle felpe di Ocean's Apart, questo set identico ce l'ho uguale anche appunto in questo colore, l'ho usato tantissimo, è super comodo, super confortevole, la vita non dà fastidio, è uno dei set che uso di più quando devo andare in palestra, perché è proprio il più confortevole, e il bra anche da stare in casa, proprio perché è molto comodo da supporto, però non stringe, cioè sostiene, cioè mi sento comunque abbastanza compressa, ma non in modo fastidioso, cioè non da reggiseno normale. E poi c'è la felpa, che questa in realtà non l'ho mai messa,
Però è questa invece sì. Questo non ho mai avuto l'occasione, quindi non la uso meno, anche perché ce l'ho in vari colori. Tra l'altro l'avevo fatta vedere anche in un video, quello dove vesto mia sorella, che gliel'ho regalata, quella beige, perché il beige è un colore che non uso, e quindi gli ho regalato ed era questo modello identico, che è praticamente più corto, cioè un crop top con neanche troppo crop in realtà, perché arrivava più in vita, con l'elastico, ed è felpata. Bella scollatina che sta benissimo magari messa dal lato con il bra a completo che si veda. È molto comoda. Questo è il Jessie Set e fa parte della linea Curvy. Ho preso una 1X di questo. E come potete vedere comunque già il bra è leggermente diverso dagli altri, ha le coppe più grandi, hanno più sostegno, anche qui hanno dentro la coppa preformata che potete togliere, il dietro è fatto a T per dar più sostegno anche sulle spalle ed è generalmente pensato per avere più supporto, sempre supporto medio, perché questi comunque sono sempre un supporto medio, però appunto questo è pensato per abbracciare di più il seno, doppio. Quindi è un tessuto doppio per avere più rinforzo. Il pantalone è, a parte che è un colore bellissimo, secondo me questo verde smeraldo lo adoro, è un tessuto un po' diverso, sembra un pochino più tecnico, vedete che è anche più lucido, molto bello, super elasticizzato sempre anche questo, ha la vita più alta, vedete che ha questa fascia qua per la pancia, dietro è fatto così per il sederotto, il tessuto è doppiato, nella parte alta, quindi qua dalla pancia e dietro, ha in più rispetto agli altri, che io l'ho trovato in realtà molto comodo per la palestra per metterci la mascherina, ma anche magari quando sono andata a camminare ci mettevo il cellulare, ha la taschina dietro. Qua dietro c'è la taschina, che per me è molto comoda, non è in tutti i modelli, però molti modelli ce li hanno. E ha anche un'altra cosa secondo me interessante per di questi modelli, è che ha il rinforzo per nell'interno coscia, quindi sono un pochino più rinforzati. E questa è una 1XL. Sempre della linea Curvy è il modello Jean Set Deluxe, perché c'ho anche la t-shirt abbinata, volevo farvi vedere anche una delle t-shirt, perché anche quelle secondo me sono ottime, veramente veramente belle, un cotone meraviglioso. Quindi il bra è fatto in questo modo, a me piace tantissimo, questa fascia sostiene molto, ha le bretelline più sottili, però fatte appunto in questa un po' tipo l'americana per sostenere meglio il seno, e sono regolabili, quindi potete tirarle come meglio volete. Di nuovo la le coppe che si possono estrarre, questo è molto bello. Di questo tra l'altro mi era stato mandato anche lo stesso modello, diciamo versione regular, e aveva tutta una serie di questi nastri qua che giravano attorno, molto belli da vedere, ma secondo me non adatti a chi ha tanta ciccetta, perché si andavano un po' a infiltrare, non erano comodissimi. Infatti sono stata molto contenta quando poi hanno fatto lo stesso modello, diciamo però studiato apposta per chi ha più grasso fondamentalmente. Dietro ha una specie di retina, comunque un bel dettaglio, non penso sia funzionale, ma è semplicemente un bel dettaglio di design, molto carine, questo mi piace molto. Anche il verde militare non mi dispiace, in genere tutti i verdi li approvo molto. Poi vabbè, la t-shirt la metto un attimo qua che poi ve la mostro. Pantalone uguale a quello di prima, sempre quel tessuto un pochino più tecnico, un pochino più, questo un po' rispetto a tutti quelli che vi ho fatto vedere prima, quelli rigati, questo è più ha un po' più di sostegno e anche un po' più di coprenza. Questi proprio non ho mai avuto problemi di si vede quello che c'è sotto, assolutamente. Questi sono un po' più pesantini. E anche qua con la pancia e il dietro un po' più rafforzati, con la taschina per il cellulare, il cuoricino sul culo. Niente, molto bello anche questo. La maglia, le t-shirt sono estremamente comode perché sono molto molto elasticizzate, anche queste sono in cotone e
Dunque, questa è il 95% cotone e 5% elastan. Sono tutte estremamente morbide, un cotone molto molto morbido, ne ho provate anche altre, anche di canotte, ma sono veramente veramente morbide, veramente comode. Questa è sempre della linea Curvy, mi pare, sì, della 1XL ed è decisamente larga, ma secondo me ci sta benissimo. Mi piace perché ha lo scollo largo che fa un po' intravedere anche il bra. La manichetta corta, quindi non è troppo t-shirt unisex, e poi di fianco ha queste culisse molto belline, secondo me, che danno quel tocco in più al design della canotta, però permettono anche magari di regolarla se la volete un po' più corta o un po' più lunga, solo proprio a livello estetico, perché questa non è funzionale, però secondo me è una cosa che ci sta, insomma, quando ho tutto il set indosso mi sento parecchio figa. Il prossimo set fa parte della linea Everybody della linea Regular. Però è studiata appunto per vestire varie tipologie di corpi ed è, direi, secondo me quella che ha i capi che sono un po' più contenitivi, un po' più strizzanti. Se cercate un reggiseno ad alto, diciamo, impatto, insomma per attività di alto impatto, vi suggerisco questo. Sul sito suggeriscono di andare una taglia in più. Io ho la mia taglia e lo uso tranquillamente, ho preso la solita 2XL, però effettivamente è più contenitivo, cioè proprio... però la cosa intelligente, la cosa che mi piace molto, è che ha innanzitutto gli spallini molto larghi e regolabili. Dietro ha il mesh, che secondo me è una cosa molto carina, cioè come dettaglio. La chiusura è sul davanti, che per me nei bra di reggiseni è molto molto comodo. Ha la chiusura doppia, adesso ve la faccio vedere così. Ma ha anche questo gancetto, che quando avete tanto seno il gancetto aiuta tanto. Mia sorella, ne ho regalato uno a lei perché comunque aveva bisogno di un bra sportivo, io ne avevo due, tre modelli fatti così, e effettivamente anche lei, che ha tanto tanto seno, si trova molto bene perché la sostiene, la tiene ferma, diciamo, senza però essere troppo scomodo, perché comunque è studiato apposta. Stessa cosa per il pantalone. Allora, questo in realtà a me è un pelo più scomodo rispetto agli altri, perché ha il fascione che è molto molto rigido, cioè è doppio, ma dentro c'è un altro strato che lo tiene più rigido e più fermo. A me personalmente però questo non è super comodo, perché poi non mi si adatta alla pancia, quindi quando magari devo fare delle mi devo piegare, il fatto che sia più rigido un po' mi dà fastidio, per cui dipende probabilmente molto dalla vostra conformazione. Però per contro, proprio per questo, tiene bene tutto fermo e di nuovo ha quel tessuto sempre un pochino più tecnico, che è super resistente, non è trasparente per assolutamente niente, e poi secondo me è molto carino anche il dettaglio della culisse, che è di bellezza di base, non serve, però secondo me è un dettaglio carino, appunto abbinato anche al bra con le scritte a contrasto, molto carino. Infine, l'ultima cosa che faccio vedere è la mia tuta del cuore, che potrebbe anche potenzialmente essere sporca, perché ce l'avevo addosso fino a ieri sera, fondamentalmente. Questa è la mia tuta da casa, io ci vivo in questa tuta. È praticamente lo stesso modello della Nikki che vi ho fatto vedere prima, però chiusa sul davanti. Per cui ha il tascone, con anche la taschina piccolina con la chiusura magnetica, la scritta Oceans Apart, questo bellissimo verde foresta, è largona, è comodona, stessa roba per i pantaloni, sono uguali agli altri, però sì, è comoda, è morbida, è confortevole, è della giusta pesantezza secondo me per stare in casa. Le tute io le adoro. Di queste in realtà io ho solo un altro pantalone lilla, lavanda. Infatti ho detto, chissà, magari prima o poi riusciamo a prendere anche il top abbinato da poter fare la tuta intera. Adoro. La tuta di Oceans Apart per me sono veramente veramente ottime. E niente, questo è stato il mega mega video che ho fatto per Oceans Apart. Gli ultimi capi che mi sono arrivati, più quelli che secondo me sono un po' un must have del marchio, almeno per quelli che ho provato io. Fatemi sapere voi se conoscevate di nuovo, se conoscevate questo marchio. Vi ricordo, nell'info box ho messo il codice sconto e il link. Ringrazio ancora Oceans Apart per aver sponsorizzato questo video e alla prossima, ciao!